L'iter per l'approvazione della manovra di bilancio è partito. Potrebbe saltare il cenone, ma non il caffè di chi potrà prenderlo al bar. E in queste ore in cui il governo Meloni ha fatto il dietrofront sulla norma del POS, in particolare sul comma 2 dell'articolo 69, i cittadini si chiedono se diventerà usuale pagare il caffè con il bancomat. Nessun dietrofront, bisogna ovviamente rapportarsi in maniera chiara, senza indietreggiare, ma trovando il giusto compromesso anche con l'Unione Europea. Moneta elettronica, dunque, i commercianti sono avvisati. In caso di rifiuto è prevista una sanzione pari a 30 euro più il 4% dell'importo della transazione. Per alleviare l'obbligo, l'esecutivo prevede una forma di ristoro attraverso crediti d'imposta. La nuova manovra finanziaria prevede anche un taglio ulteriore al reddito di cittadinanza. Esattamente ciò che è stato detto in campagna elettorale si sta concretizzando e se si è avuta la maggioranza da parte degli italiani anche per questo motivo. Novità importanti sulle pensioni: sale dall'80 all'85% la rivalutazione delle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo, circa 2.000-2.500 euro, ma per quelle più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale. È previsto l'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75, ma solo per il 2023. Noi tutto come centrodestra abbiamo preso degli impegni, questi impegni li stiamo mantenendo, specialmente a coloro che percepiscono il reddito minore. Un'altra novità riguarda i mutui: sarà possibile passare dal tasso variabile al fisso. Seguendo con un massimale di importi, secondo un ISEE ben prestabilito, anche qui per andare nella direzione di facilitare e dare un orizzonte più sereno ai giovani e alle famiglie. E sul superbonus la manovra finanziaria prevede la proroga al 31 dicembre per la presentazione della CILAS, la comunicazione inizio lavori, in modo da mantenere il regime di maggior favore al 110%. Qual è l'aria che si respira in aula tra equilibri di maggioranza e quelli da tutelare con la Commissione europea? Sappiamo che è una manovra che ha dovuto subire dei tempi molto molto ristretti e ha dovuto subire ovviamente circa due terzi relativi al caro bollette. Anche quello è stato un altro impegno che avevamo preso in campagna elettorale che è stato rispettato. E quindi sperando che svalichiamo il limite, il termine del 31-12 per poi programmare con tutta tranquillità gli anni a venire.